Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, allora, bentornate, smontaggio e rimontaggio di tip intere. Vi ricordate il video dove ho montato queste tip? Non l'avete visto? Ve lo lascio qui in alto a destra nella i. Cliccate dentro e c'è il link diretto al video. Allora, sono passate 4 settimane dall'applicazione di queste tip intere e sono tutte lì, come potete vedere. Sto andando a smontare, a sciogliere, a rimuovere completamente tutto il set. Quindi vado a tagliare il bordo libero. Sto attenta a non tagliare l'unghia naturale perché potrebbe creparsi e rompersi sul letto ungueale, quindi potrebbe fare male, e poi vado a togliere appunto l'eccesso, vado a togliere il colore e comincio ad abbassare anche la tip che è in gel. Fatto questo, vado a mettere il mio cartoccetto con il pad imbevuto di acetone puro oppure remover per semipermanente. Comunque i remover sono a base di acetone. L'acetone, lo ripeto, lo ripeterò sempre, l'acetone del supermercato, quello che ti vendono per levare lo smalto, non va bene per fare questa cosa, non scioglie, c'è tantissima acqua e non scioglie bene i prodotti. E quindi vado a rimuovere e faccio questa, applico i cartoccetti su questa mano e poi vado a fare la stessa cosa sull'altra mano. Nel frattempo la prima mano è stata all'incirca, diciamo che all'incirca un 10 minuti deve stare il cartoccetto, e poi come vedete vado a rimuovere semplicemente con lo spingicuticole, vado a togliere la tip in gel in questo caso, che si scioglie benissimo. E poi qui avevo utilizzato una base rubber e le basi rubber si sciolgono molto bene con acetone. Quindi vado a fare questo lavoro. Se mi accorgo che non è sciolto bene tutto quello che deve essere sciolto, vado semplicemente a rimettere il cartoccetto e aspetto qualche altro minuto. Mi vedrete qui, vi ho lasciato, è tutto molto velocizzato, ma praticamente ho lasciato tutto quello che faccio. Quindi se volete in questo caso potete mandare il video più lentamente, si può anche mandare nei tre puntini in alto a destra dello schermo, c'è cioè la modalità di la velocità di riproduzione del video. Va bene, qui ho tolto appunto quei cartoccetti che avevo rimesso e adesso sì, si è sciolto tutto bene. Tolgo il bordo libero naturale dell'unghia perché non mi serve in questo caso. E quindi vado a preparare l'unghia naturale come si fa sempre. Questo ve lo dico in tutti i video perché comunque qualche ragazza nuova che approccia a questo metodo comunque mi chiede l'unghia naturale. Le unghie naturali vanno preparate come sempre, come qualsiasi metodo tradizionale, tra virgolette. Quindi l'unghia naturale va preparata sempre. Se avete bisogno di usare una punta diamante, la usate. Quello che fate sempre. Ok, qui appunto sto andando a spingere, a consumare un po' le sue cuticole, che comunque sono passate appunto 4 settimane e quindi giustamente sono ricresciute. Dopodiché con il Sanding Bands preparo l'unghia naturale, come faccio sempre. Adesso da qui in poi io potrei metterla nel form e fare una ricostruzione in gel, in acrygel, quello che facciamo sempre. Va bene, c'è anche qualche residuo di gel sull'unghia naturale, ma no, non mi importa perché tanto dobbiamo andare a coprire nuovamente e quindi il residuo di gel non mi interessa, non mi dà nessun fastidio, è molto assottigliato, quindi non mi dà nessun fastidio. Vado a stondare comunque, vado comunque a stondare il bordo libero perché magari rischio che alcuni angoletti mi escano fuori dalla tip, quindi cerco di evitare questo. Quindi con la lima
vado a stondare appunto il bordo libero, pulisco tutto quanto con il cleaner e quindi mi fa anche da deidratante. E poi, come al solito, con i preparatori applico un primer acid free e poi applicherò appunto tutte le tip. Prima di applicare l'acid free, mi vado a prendere le misure delle tip. Vi consiglio di misurare per esempio il pollice di tutte e due le mani, perché non sempre non è detto che la misura che le unghie siano grandi uguali in tutte e due le mani, quindi io mi trovo comoda a fare in questo modo. Mi misuro un'unghia di una mano e dell'altra e poi me le tiro fuori. Dopodiché preparo le tip. Quindi faccio scansare un attimino le mani della persona in modo che non vada di nuovo la polvere sulle sue unghie. Mi preparo le tip, come sempre. In alto a destra vi lascio tutti i video inerenti a questo sistema, perché in ogni video non è che posso dire sempre le stesse cose su come si preparano le tip, eccetera, eccetera. Allora, adesso preparata la tip, vado a cominciare a mettere i preparatori sulle sue unghie. Quindi questo è un primer acid free. Dopodiché metto come base uno strato sottile di base rubber. Questa è una base rubber trasparente. Quindi metto uno strato sottile di base su tutte e due le mani e la mando in lampada. Nel frattempo che lei sta in lampada, di nuovo con il primer acid free lo metto dentro alla tip. Adesso lo vedrete. Lo metto dentro alla tip e quindi è tutto pronto. È tutto pronto, le sue unghie sono pronte, le tip intere anche sono pronte e quindi posso andare con l'applicazione. Prima di mettere il primer acid free, stringo un pochino la tip. Vedete come faccio? La stringo un pochino e quindi la curva C si pronuncia un pochino di più. Metto il primer acid free all'interno perché mi garantisce ancora più adesione tra la tip e la base rubber che vado a mettere al suo interno. E questa è tutta l'applicazione. Ho lasciato tutte e 10 le dita. Io utilizzo la torcia, utilizzo questa torcia UV. I link sia delle tip che della torcia sono giù nell'info box. Io a volte ho dei pacchi in più di tip. Quindi se non vi va di acquistare su AliExpress potete anche chiedermi se mi è avanzato qualche pacco di tip. E queste sono le stiletto medio, queste tip sono le stiletto medio, si chiamano così, le trovate appunto nel link che sta giù nell'info box. Vi dicevo, come vi dico sempre, io mi trovo comoda a usare questo metodo della torcia, la tengo fra i denti. Come vedete, sto utilizzando tutte e due le mie mani, una per tenere la tip e l'altra per tenere il dito della persona. E quindi io mi trovo comoda a fare in questo modo. Metto la torcia tra i denti e quando è il momento sparo la luce sulla tip. Vi ripeto, vi lascio i video qui in alto a destra nella i, video dove spiego anche più dettagliatamente il metodo, come fare, perché si mette la luce in un certo momento, eccetera, eccetera. Insomma, ve li lascio qui in alto a destra. Se siete incuriosite da questo metodo, andate a guardare i video perché sono dettagliati e vi spiego bene tutto come fare. Quindi qui faccio, questa volta ho deciso di fare un'unghia e un'unghia, ma era una prova e le prossime volte continuerò a fare come prima, cioè tutta una mano, prima tutta una mano e poi tutta un'altra. Pensavo di trovarmi più comoda in questo modo, ma invece mi trovo più comoda facendo prima tutta una mano e poi tutta l'altra mano. Comunque, come vedete, ci si mette veramente poco. Faccio un attimo di luce, do un po' di luce per far sì che il gel comunque polimerizzi e attacchi, si attacchi bene, però poi faccio finire il giro completo di polimerizzazione nella lampada grande, perché comunque questa lampadina ha 3 watt, sono 3 watt e non gli bastano 3 watt ad un gel, a qualsiasi gel non gli bastano 3 watt per polimerizzare per completo. Quindi qui
appunto, ho voluto lasciare tutta la fase dell'applicazione per farvi vedere che è molto veloce come metodo. Come metodo è molto veloce. Quando si capisce bene come fare, quando si capisce la quantità di prodotto da mettere all'interno della tip, perché non bisogna mettere troppo prodotto, altrimenti giustamente scappa da tutti i lati. Come tutte le cose, bisogna fare un po' di prove. Bisogna fare un po' di prove, bisogna sbagliare per capire dov'è l'errore. E credetemi che una volta capita la quantità di prodotto da mettere all'interno della tip, sarà tutto molto facile. E quindi nulla, ecco, questo è appunto quello che faccio. Questo è quello che faccio, e in questo modo, come sto facendo già da un po', da quando poi ho scoperto queste tip in gel, mi stanno durando tantissimo su di me e anche sulle altre persone, perché come vedete ci sono già due persone alle quali faccio questo sistema e poi faccio anche il video, e quindi stanno durando tanto anche sugli altri senza nessun problema. E soprattutto poi avete visto questa ragazza le porta lunghissime, lei le porta veramente lunghissime. Anche qui non andrò a togliere la lunghezza, mi ha lasciato la lunghezza intera della tip, e quindi ecco, per dirvi, no? Insomma, con questo sistema base rubber, insomma, ho trovato il sistema giusto. E ok, allora vado con questa punta piccolina, comunque cilindro, le punte le ho io, vi dico sempre, giù nell'info box c'è la mia email, mandatemi email per favore se volete le punte, scorrete l'info box perché trovate tutto quanto. Con la punta sono andata a pulire un pochino il girocuticole, ad abbassare un pochino la tip per non creare quello scalino che lì per lì non si nota, ma con la ricrescita si potrebbe notare un po' di scalino. Quindi in questo modo io sono andata ad assottigliare il prodotto e poi con il buffer vado appunto a bufferare, ad opacizzare tutta la superficie. Non serve farlo con il sanding bands, non serve andare con la lima, basta solamente il buffer, perché la struttura della tip è già precisa e perfetta così com'è. Se andiamo ad utilizzare un accessorio troppo abrasivo, rischiamo di andare ad assottigliare la struttura della tip e poi con il tempo si può rompere, giustamente. Va bene, ho pulito di nuovo dalla polvere e adesso con il primer acid free nuovamente vado sia nel girocuticole che su tutta la tip, così ancora il primer acid free, essendo appiccicoso, mi lascia quello strato appiccicoso di adesione che aiuta il gel ad aderire alla tip. Importantissimo, è successo anche a me, forse non va veloce il video, non si può notare sul mio pollice. Nella mano destra, lavorando con la sinistra, e non sono capace a lavorare con la sinistra, non ho chiuso bene laterali e punte con il colore e quindi la punta si sbecca. Sull'altra mano, sulla mia mano sinistra, è tutto perfettamente perfetto. Quindi, se vi succede che si sbecca il colore, è perché non avete chiuso bene laterali e punte con lo stesso colore. È una cosa a cui dovete stare molto attente. Va bene, adesso qui ho lasciato tutta la parte, un po' come le unghie verdi, e con lei mi diverto, mi diverto perché è una ragazza, è molto giovane e quindi a lei piace farsi tutte le unghie diverse, tutte colorate, sbrilluccicanti. E quindi appunto con lei mi diverto. Qui sto andando a colorare con i prodotti di Michelle Nails. Giù nell'info box c'è il link diretto al negozio ed anche il mio codice sconto. Questo che sto usando è un Lively, un gel color della linea Lively ed è il 104. Sono molto curiosi questi gel, come vi dico sempre, e sembrano burrosi. Quindi ecco, insomma, c'è poco da spiegare quello che ho fatto. Ho fatto la doppia passata, giustamente, e poi sto andando giusto a decorare, e questo è quello che faccio. Qui faccio una specie di riga centrale obliqua per crearmi uno sfondo per poi andare a
fare questo filamento con lo spider gel, che devo dire, questi spider gel funzionano molto bene. Funzionano molto bene. Ho preso anche un rosa, sempre di Michelle. Ho preso anche uno spider gel rosa, però in questo caso ci sembrava più carino il bianco. Con il pennello imbevuto di acetone sono andata a pulire lo spider gel che mi si è giustamente appoggiato sul dito. Quindi pulisco con acetone quando sporco, quando mi capita di sporcare. Qui con un altro semipermanente della linea Supreme Glitter, che è lo 03, questo è luce pura, è specchio proprio, sono dei pezzi di specchio proprio all'interno, e ho fatto appunto questa sfumatura sul mignolo. Qui faccio un effetto zucchero, metto il sigillante e poi metto la polvere glitter e mando in lampada l'effetto zucchero, quello che si fa da sempre, insomma, sempre lui, e quindi poi mando in lampada. E poi praticamente abbiamo già finito perché, insomma, vado a sigillare, vado a chiudere tutto quanto. Anche il sigillante qui è di Michelle, giù appunto nell'info box c'è anche il mio codice sconto e questo è il risultato terminato. Ci è piaciuto tantissimo, spero che sia piaciuto molto anche a voi. C'è anche la diretta su Instagram, IGTV, sul mio profilo Instagram che vedete qui in alto a sinistra. E quindi nulla, io come al solito ti chiedo un grande like se ti è piaciuto il video, se sei qui per caso iscriviti al canale e ti incuriosisce questo metodo, vai a guardare gli altri video precedenti. E quindi nulla, grazie mille per stare qui con me, un bacio grande e ci vediamo alla prossima, ciao!